L'approfondimento. Eccoci al nostro consueto approfondimento dedicato ai temi proposti dalla redazione di Venezia News. Allora vado subito a salutare quest'oggi Davide Carbone. Ciao Davide. Ciao Graziano, ben trovato. È tanto tempo che non ci sentiamo, però è un periodo che non ci sentiamo. Comunque. O tu o Fabio Marzari, naturalmente siete sempre disponibilissimi per introdurre il tema settimanale. Allora, di cosa parliamo oggi, Davide? Allora, oggi vogliamo parlare di quello che possiamo chiamare anche un simbolo di Venezia, cioè l'Accademia di Belle Arti. L'Accademia di Belle Arti è appunto un'istituzione molto molto antica, che è nata nel 1750 ed è anche personalmente molto iconica per quanto mi riguarda, perché anche già la sua sede, che è appunto l'ex ospedale degli incurabili a Dorsoduro, è molto molto salta subito all'occhio quando si attraversa il canale della Giudecca, appunto con il vaporetto. C'è la possibilità di vedere questo bellissimo edificio dalla lunga facciata bianca, dal basamento tutto ricoperto in pietra d'Istria, che si distende appunto lungo la riva del canale della Giudecca, davanti tra l'altro ha un altro simbolo assoluto di Venezia, che è la chiesa del Redentore di Palladio. Quindi sappiamo veramente che è uno dei tanti simboli del cuore di Venezia. Questa accademia, appunto, nell'ultimo periodo ha vissuto un periodo di grandi trasformazioni. Sappiamo che ovviamente è inutile dilungarsi sull'ultimo anno che abbiamo passato tutti, ma nonostante tutto l'Accademia di Belle Arti è riuscita appunto a registrare sotto certi aspetti una rinascita anche all'insegna dell'high tech, se vogliamo dire così, attraverso la creazione di un nuovo polo didattico, attraverso la creazione di una nuova gipsoteca di cui appunto dopo parleremo. Questo è stato possibile appunto grazie all'azione del suo direttore Riccardo Caldura e del suo presidente, l'avvocato Fabio Moretti, che tra la fine del 2019 e il 2020 hanno appunto preso le redini di questa istituzione. Tra l'altro, ripeto, attraverso le parole del nostro ospite di oggi potremo capire come l'Accademia di Belle Arti in questo ultimo periodo si è potuta aprire ancora di più al pubblico, agli studenti, ma non solo, appunto variegando la sua offerta didattica e anche, come dire, rifacendosi il trucco, se vogliamo dire così. Quindi l'ospite di oggi è appunto il direttore dell'Accademia di Belle Arti, il professor Riccardo Caldura. E allora siamo collegati proprio con il professor Riccardo Caldura. Buongiorno, benvenuto a Radio Diffusione Europea. Buongiorno, grazie a voi. È un piacere averla con noi. Come introdotto appunto da Davide Carbone, della redazione di Venezia News, parliamo dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. Insomma, una bella storia, vogliamo ricordare, perché tanti insomma hanno dato un apporto a questa istituzione. È una storia che va raccontata, professor Caldura. Allora, lei sa che l'Accademia di Belle Arti di Venezia è l'istituzione veneziana che ha la maggiore continuità rispetto allo scopo iniziale per cui è stata fondata e la sua realtà esistente. Cioè, siamo praticamente l'istituzione che ha la maggior continuità di mandato. Intendo che dal 1750 svolgiamo solo la funzione di istituto di formazione per le arti. Certo. In questo senso siamo anche una delle accademie storiche italiane e come accademia statale siamo l'unica accademia di riferimento per tutta l'area del nord-est. Diciamo, non ci sono altre accademie statali nelle tre regioni del Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige. Allora, questo implica non soltanto una lunga storia, ma anche una certa responsabilità per i compiti che noi dobbiamo svolgere, insomma, che sono legati preminentemente alla formazione nell'ambito artistico. È chiaro che con una lunga storia, quale è la nostra, ci si ritrova ad avere anche delle importantissime testimonianze e presenze che hanno insegnato, che hanno lavorato, che hanno studiato
negli ambienti dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, da Piazzetta a Tiepolo fino appunto al Novecento, con maestri come Viani, Emilio Vedova e altri, San Tommaso, Guidi, moltissimi. Cioè, l'Accademia di Belle Arti di Venezia ha uno straordinario pedigree, diciamo così, fra docenti che vi hanno lavorato e studenti che vi hanno prima studiato, prima hanno fatto il loro compito formativo qua e poi che sono diventati dei grandi testimoni dell'arte nel loro tempo. Questo implica per noi anche due aspetti. Uno, considerare sempre il passato da cui veniamo, e in questo senso il passato ci guarda, perché abbiamo uno straordinario, importante archivio e fondo storico di libri, stampe e disegni d'epoca, che è un piccolo gioiello di valenza regionale e al quale continuiamo ad attingere, e lo faremo anche prossimamente, per poter dar conto di questa lunga storia della formazione artistica a Venezia e non solo a Venezia. Per altro verso, noi dobbiamo considerare evidentemente sempre la contemporaneità come punto di riferimento per chi in un'accademia decide di attivare come giovane il proprio percorso formativo. E non è un caso che tra le cose recenti che stiamo facendo e che sto seguendo è la rinnovata convenzione con la Biennale di Venezia, affinché i nostri studenti possano collaborare con l'ente per l'allestimento, preparazione, mediazione culturale, gli aspetti appunto legati alla manifestazione importantissima che Venezia ha dal 1895. Cosa intendo? Intendo che passato e presente sono due aspetti che a Venezia e in Accademia non possono non essere in una sorta di costante dialogo, in cui il primo motiva il passato, il secondo continua a stimolare la lettura di quello che abbiamo fatto e le proiezioni sul futuro della nostra istituzione. Questo è quanto ci compete un pochino come compito formativo. Le dico, per essere ancora più chiaro, come si possano declinare questi aspetti, no? Se in un'accademia come quella veneziana noi abbiamo le formazioni attive nelle discipline classiche, le formazioni artistiche attive nelle discipline classiche, penso alla pittura, alla scultura, no? Eminentemente queste. Però non di meno, dal 2000 circa, noi abbiamo aperto la scuola di nuove tecnologie dell'arte, che apre settori completamente diversi, innovativi, interrelati certo con quelli che ho nominato, ma per uno sviluppo in termini del tutto contemporanei di quello che riguarda lo sviluppo dell'immagine visiva, dalla fotografia al video, e tutti gli aspetti legati alla comunicazione, alla digitalizzazione, al web. Anche questi sono, come dire, percorsi che un'accademia contemporanea non può non offrire se vuole restare al passo con i tempi. E allora, quanti sono i percorsi che si possono svolgere a Venezia? Sostanzialmente sei, alcuni dei quali hanno più indirizzi al loro interno. Allora, si studia pittura, si studia scultura, si studia decorazione, si studia incisione grafica d'arte e poi si studia scenografia in tre diversi indirizzi: scenografia e costume, scenotecnica, scenografia propriamente detta, e poi abbiamo due indirizzi per la scuola di nuove tecnologie dell'arte, una legata ai linguaggi visivi, ai new media, e l'altra invece maggiormente alla comunicazione, ai linguaggi della comunicazione. Questo è quanto in questi nostri giorni può offrire l'Accademia di Belle Arti. E non è poco, direi assolutamente. Credo sia veramente un'ottima offerta e soprattutto affascinante questo la storia, il presente e il futuro che si intersecano. Questa è la cosa sicuramente più importante, un'accademia che rimane al passo e si rinnova con i tempi. Questo è una cosa che vince dalla sua presentazione. Credo sia veramente assolutamente unica come proposta, no? Allora sì, è anche quello che, come dire, che ci contraddistingue.
perché riuscire a tenere in piedi, a tenere insieme i due aspetti, implica che noi si possa tenere insieme, ad esempio, pratiche molto innovative, come quelle a cui ho fatto riferimento con la Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte, ma potrei analogamente parlare di cosa stiamo producendo in ambito scenografico, anche lì c'è molta innovazione. E allo stesso tempo tenere insieme gli aspetti della riflessione sulle arti. In un'accademia, cioè, non è che viene meno l'aspetto della storia dell'arte, l'aspetto dell'estetica, della filosofia, dei linguaggi dell'arte e dei new media legati appunto all'estetica, l'antropologia e quanto mai altro. Che cosa intendo? Intendo che la formazione dell'arte oggi è molto complessa e deve considerare l'aspetto, come dicevo, della ipercontemporaneità, l'aspetto della riflessione teorica sull'arte stessa, ma ecco la caratteristica che dicevamo, ponte fra passato e presente, che uno viene concretamente in accademia, fatto salvo questo faticoso momento che stiamo vivendo, viene concretamente in accademia per entrare in un laboratorio e dipingere e scolpire e lavorare sul piano dell'incisione e della grafica d'arte. Questo è ciò che contraddistingue e che rende, oserei dire, unico il percorso che si può svolgere in una accademia di belle arti. Entri in contatto con la polivalenza, la pluralità dell'esperienza artistica, la tocchi con mano e vi rifletti sopra. Questi sono gli elementi che contraddistinguono chi quello che si può trovare di fronte, chi decide per un percorso di questo tipo. Certo. Quindi c'è un'offerta didattica molto complessa e ci sono anche due tipi di diplomi accademici, mi pare, di primo e di secondo livello, giusto? Certo, lei lo ricorda in maniera molto puntuale, no? Il diploma di primo livello è l'equivalente alla cosiddetta laurea, il diploma di secondo livello è l'equivalente alla cosiddetta laurea magistrale. Questo cos'è successo? Che negli ultimi anni, a dire la verità ormai da un pochino, dal 1998, con la riforma dell'Accademia, seppure con lentezze, faticosità, eccetera, comunque si sono venuti sempre più accostando i percorsi di formazione fra l'ambito universitario e l'ambito della cosiddetta alta formazione artistico-musicale, intendendo con ciò conservatori e accademie in particolare. Certo. Vuol dire che anche il percorso formativo di un giovane si struttura analogamente al percorso di un giovane all'università. E i nostri crediti formativi sono contraddistinti dalla vocale U dalla vocale A, mi scusi, credito formativo accademico rispetto al credito formativo universitario, appunto contraddistinto dalla U. Le valutazioni degli esami avvengono in trentesimi e anche da noi ci sono ovviamente la tesi conclusiva, che ha la caratteristica però di dover tenere insieme, ecco di nuovo la complessità di un percorso accademico, sia una riflessione teorica che contraddistingue classicamente il manufatto della tesi, sia l'elaborato che è quello propriamente artistico, che dipende dall'indirizzo di studio scelto dal giovane. Ecco. Certo. Senta, gli iscritti quanti sono attualmente? Allora, io il numero le do quello del 2019-2020 perché è certo e comunicato al Ministero, certo. Perché nel senso che l'anno del Covid implica anche una faticosità nel aggiornare costantemente i ritardi di istituzioni. Sì. Comunque, anche perché è un dato costante anche per quest'anno, ma ho la certezza, siamo intorno ai 1450-1500 iscritti. Insomma, un bel 2017-18 fino al 2019, anche, più o meno il numero. Anche da paesi extraeuropei, immagino. Anche da paesi extraeuropei, fenomeno che avviene un pochino in particolare per i conservatori e le accademie italiane, ma le accademie senz'altro, è ovviamente che c'è stato un aumento della presenza di studenti cinesi per via di una complessiva espansione mondiale della Cina, che come sappiamo non è solo economica, ma è anche culturale, nelle formazioni, eccetera.
ed è dovuto questo al cosiddetto programma Turandot, ufficialmente previsto dalle istituzioni, che è dedicato appunto alla formazione artistica e musicale. Evidentemente l'Italia in questo ambito qua, nell'ambito appunto delle discipline artistiche, continua ad avere un appeal piuttosto marcato. Si consideri anche che, restando nell'ambito delle sole accademie, le statali sono poche, sono una ventina circa, e ovviamente sono posizionate in alcune delle più belle città italiane, pressoché in tutte le più belle città italiane: Firenze, Roma, Venezia, certo, Milano, Torino, insomma, Napoli, Palermo. Questo vuol dire che, oltre alla particolarità di una formazione che ha un lungo e glorioso passato, quella nelle arti, e poi anche i contesti in cui si vive quando si studia in un'accademia italiana, hanno un particolare appeal, insomma. Fa una doppia esperienza formativa e culturale e di vita, insomma. Ecco, in chiusura ricordiamo dunque dove è collocata l'Accademia, le sì. Zattere, se non vado errato. Esatto, sì. Noi, come lei sa, eravamo abbinati, siamo stati abbinati grosso modo fino al 2000, con il Museo delle Gallerie dell'Accademia, il cui nome non è casuale, nel senso che il museo nasce come la struttura didattica basata sugli esempi degli antichi, necessaria affinché avvenisse la formazione artistica. Così ci si forma artisticamente, no? Guardando gli antichi. Poi però aumentate dimensioni del museo stesso, con le collezioni che avevano necessità di essere ulteriormente esposte, più adeguatamente esposte. D'altro verso, l'aumentato numero degli studenti iscritti all'Accademia ha fatto sì che fosse necessario dividere le due istituzioni. Fortunatamente la divisione è successa sotto una stella positiva. L'Accademia di Belle Arti di Venezia, come lei sa, si è spostata solo di poche centinaia di metri rispetto alla sua sede storica, appunto alla fondamenta degli Incurabili, lungo le Zattere. Questa è la sede principale, non è l'unica, perché noi stiamo adesso lavorando in maniera, direi, molto marcata per poter riqualificare due importanti spazi che abbiamo nella terraferma veneziana, in un sito molto bello e dalle ricchissime potenzialità che è Forte Marghera. Abbiamo una convenzione con l'amministrazione pubblica di 20 anni, che però implica da parte dell'Accademia la responsabilità del restauro, manutenzione e ovviamente rivitalizzazione di due importanti manufatti risalenti ai primissimi del Novecento, che sono inseriti nell'area di Forte Marghera. Mi pare siano complessivamente circa 2000 metri quadrati. E anche nell'isola di San Servolo, giusto? Anche nell'isola di San Servolo abbiamo tenuto la parte riguardante le nuove tecnologie dell'arte, anche se questa scuola in particolare, proprio per via dell'emergenza Covid che stiamo attraversando, è quella che ha generato la parte più cospicua, era in condizione di farlo, di didattica online, cosa che difficilmente puoi fare con la pittura. È anche vero, ha fatto bene a ricordarmi questo, della nuova tecnologia dell'arte, è anche vero che il fenomeno a cui stiamo assistendo in termini di iscrizioni, per ritornare alla domanda di prima, in questi ultimi tempi, è che l'interesse verso le nuove tecnologie dell'arte sta bilanciando ormai, in termini di iscrizione, l'interesse tradizionale che vi è verso l'Accademia di Venezia nel settore della pittura. Intendo che le iscrizioni a nuove tecnologie dell'arte e alla scuola tradizionale, diciamo, di lunga portata di pittura, si equivalgono in termini di numeri. Questo implica da parte nostra la necessità
di ripensare anche agli degli spazi più ampi, perché i numeri stanno salendo proprio su quel settore lì. È una riflessione in atto che stiamo facendo negli ultimi State tempi. portando avanti, certo. Eh sì. Ecco. E poi c'è uno spazio espositivo che è anche importante, il magazzino del sale, no? Che è importante anche dal punto di vista storico. È stato Beh, allora. ristrutturato. Allora, il magazzino del sale, come lei sa, è uno dei grandi magazzini, no? 4-500 teschi, appunto per la conservazione commerciale del sale. Così come l'Accademia, stiamo parlando di un'area culturalmente strategica veneziana, no? Una sorta di miglio dorso duro delle arti, no? Che va da Punta della Dogana fino alla stazione di San Basilio e oltre, considerando i nuovi insediamenti. Ecco, il magazzino del sale numero 3 è ricavato da questi grandi, straordinari spazi che aveva la Serenissima. Il primo magazzino, come lei sa, in ordine, è quello in ordine arrivando dall'Accademia verso Punta della Dogana, è quello del Museo Vedova, e il numero 3, appunto, è quello dell'Accademia. Avendo avuto noi una convenzione, ed avendo in atto una convenzione sempre con l'amministrazione pubblica di Venezia, per più pluriennale, è stato possibile avere un importante finanziamento ministeriale per l'adeguamento espositivo dello spazio. Ed è vero che adesso è uno dei migliori spazi espositivi che si possono trovare in quell'area così importante, strategicamente così importante per le mostre e per la cultura in genere a Venezia. Sì, è vero. Bene, 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 bene. Purtroppo non abbiamo ancora altro tempo, ma penso abbiamo dato una breve presentazione di tutto quello che è il mondo, ovviamente, dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. Io devo ringraziare il professor Riccardo Caldura per averci raccontato cose veramente, credo, interessanti e soprattutto vogliamo porgere un saluto anche all'avvocato Fabio Moretti, che è il presidente, no, attuale. Quindi penso sia giusto in chiusura anche ricordare lui, Ma ovviamente. guardi, siamo qui che incrociamo le dita, ma stiamo lavorando, oserei dire, se mi permette, molto bene insieme. Sono molto grato che lei abbia ricordato l'avvocato Fabio Moretti, il nostro Era presidente. giusto, era giusto, Sì, era assolutamente giusto. sì. Professor Caldura, io la ringrazio, speriamo di risentirci presto, ci piacerebbe essere sempre, come dire, cassa di risonanza di tutte le vostre iniziative, quindi sappia che la Radiodiffusione Europea vi è vicino e vi potrà seguire anche in futuro, oltre a questa bella e piacevole intervista odierna. La ringrazio moltissimo e saluti carissimi a tutti gli ascoltatori, insomma. Grazie, grazie, a presto, a presto. Buona giornata a lei. Avete ascoltato l'approfondimento?